prossimo video. In questo video andiamo a realizzare un effetto sole che viene utilizzato spesso per gli sfondi di qualche creazione. E per questo video andiamo quindi a utilizzare Illustrator e vi faccio vedere passo passo come realizzare il tutto. Vi ricordo, se avete difficoltà a realizzare il tipo di disegno, andate piano piano, tornate indietro, interrompete e seguite passo passo e vi faccio vedere che diventa tutto molto semplice. Quindi andiamo ad aprire Illustrator e io mi vado a creare un documento quadrato. Vado a farmelo 20 x 20 centimetri. Me lo faccio per la stampa, quindi lascio tutto impostato per la stampa. Gli do ok. Ecco qui. Per prima cosa vado a prendere lo strumento linea e mi vado a creare un segmento. Eccolo qui. E vado qui a mettere la linea base e qui sulla linea vado a metterci questo qui col triangolo. Vado a dargli lo spessore in questo modo, lo allargate quanto volete e poi lo duplico premendo Shift e Alt. Me lo metto, vedete qua. Ruoto ed eccolo qua. Andiamo a prendere tutti e due e mi stringo verso il documento. Andiamo a fare oggetto, raggruppa e vado a mettermi qui a linea alla tavola di disegno. Vado a mettere centrato, vedete, tutto centrato in modo che è tutto centrato. Andiamo a fare qui, andiamo a fare oggetto, tracciato, traccia e il contorno. Ed ecco qui. Andiamo qui nella palette di strumenti, andiamo su strumento rotazione. Clicchiamo qua, senza toccare nulla, lui sta partendo dal centro, premiamo invio la tastiera e andiamo a mettere 30. Gli do ok, noi gli do copia e poi facciamo Command D se avete Mac o Control D se avete PC. Quindi Command D, vedete tutto fin quando poi non diventa questa girandola. Andiamo a ingrandire il tutto. Premiamo Shift e Alt e me lo vado a portare fuori dal disegno. Ok, fatto questo prendiamo la linea bianca, la freccia bianca e apriamo la palette dei campioni. Andiamo a creare un colore qui, togliamo la traccia e andiamo sul colore, andiamo a abbassare un po' l'opacità. Quindi mi vado a prendere questo, prendo il contagocce e facciamo questo. Prendiamo questo e questo, andiamo sui campioni e andiamo a mettere un colore che abbassiamo di meno l'opacità, vedete? Prendiamo questo, prendiamo il contagocce e andiamo, vedete, a modificare i colori. Questo e questo. Andiamo a prenderlo, facciamo viola, abbassiamo un po' il tono qui, prendiamo, vedete, il rosa che è qui e questo prendiamo il viola che è qui e abbassiamo, vedete, un po' i colori. Ok. Fatto questo, andiamo su elaborazione tracciati e andiamo a fare combina. Qui vedete? Fatto questo, adesso andiamo su effetto, altera, torsione. Ed ecco qua, vedete che potete muovere la torsione e gli diamo ok. Ingrandiamo premendo Shift e Alt in modo che tutto quello, vedete, che è fuori, che va a finire fuori. Premiamo sempre Shift e Alt partendo dal centro. Ecco qua. Andiamo a prendere lo strumento rettangolo e andiamo a creare un rettangolo. Selezioniamo rettangolo e tutto. Tasto destro e facciamo crea maschera di ritaglio. Andiamo sull'opacità e potete abbassare anche l'opacità. Prendiamo una T di testo e scriviamo fuori. Scriviamo color, ingrandiamo,
andiamo a mettere qui e andiamo a sceglierci un carattere che ci piace. Andiamo a mettere centrato e facciamo qua. Andiamo a fare modifica, copia, modifica, incolla sotto. Andiamo nei colori e andiamo a metterci questo rosa. Andiamo a metterci la traccia e lo andiamo a mettere lo spessore. Andiamo in colore e andiamo ad abbassare un po' il colore, lo trasciniamo qua per farlo diventare così. Mi vado a spostare, vedete, in questo modo. Questo qui che è nero lo possiamo andare a fare diventare anche viola. Ed eccolo qua. Poi potete aggiungere un po' di elementi, mettiamo un po' di pallini, rimpiccioliamo e lo facciamo diventare un rosa e andiamo a cambiare i colori. Duplichiamo. Duplichiamo premendo Alt. Ed ecco qua. Spero che questa idea molto colorata vi piace e che possa esservi utile per creare tante grafiche a vostro piacimento. Con questo il video è finito, noi ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie e ciao a tutti. Thank you.